Cash, 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 cash. Ok, questa era una piccola preview della mia nuova canzone che si intitola Cash, Cash, Cash ed uscirà a breve, insomma, non vi so ancora ad oggi dire la data, però uscirà a breve. Cash, Cash, Cash. Seguitemi sul mio nuovo profilo Instagram per vedere qualche foto preview Alicia Griffanti Official e seguitemi anche sulla Diva del Tubo per tutto il resto. Sono sempre qui a Miami, questa lunghissima vacanza, e oggi, today, we're gonna go to see the alligators. We're gonna go to see the alligators, andiamo a vedere gli alligatori al parco nazionale di Miami, insomma, che ci sta vicino a Miami con gli alligators. E quindi see you later. Bye. We're going to the Everglades. Stiamo andando appunto in questo posto che si chiama Everglades. Sono delle paludi, è un parco nazionale e vedremo gli alligatori. Faremo il tour degli alligatori e siccome ci tenevamo a vederli e andiamo apposta perché in giro non ne abbiamo trovati, quindi andiamo noi dagli alligatori. E quindi tenetevi pronti perché sarà un vlog molto avventuroso. Ecco, su Instagram ho appena pubblicato questa foto e ora che vedrete questo vlog ne avrò pubblicate ben altre, però questo è quello che vi perdete se non mi seguite su Instagram. Completamente, e io avendo la videocamera, che schifo, però poi è acqua di palude, io non mi voglio bagnare di acqua di palude, che schifo raga. Allora mi sono messa in quella dietro, però vedremo come va. Excuse me, guys.
Now they are going to be fed. Oh. Gli danno topi morti. Every day, once a month, we kill 3,000 pounds of meat, chicken, pork, fish, farm-raised rats and rabbits. And as you guys can see, none of our alligators by any means are skinny. So they all do get plenty of food. The two feedings done here today are meant to show you how they eat, but it gives us a chance to talk to you a little bit about them. Ma mi arriva la zaffata di topo morto. Che puzza. That's during the dry season. Alligators among all the other animals. Che puzza di morto. So, can an alligator jump or climb in the boat? Yes, they can. Bella, che bello. No, lo voglio, bellissima! Che bello! Allora, qua ci sono i coccodrillini, cuccioli, divisi per fasce d'età. Credo perché lì sono già più grandini. Qua sono più grandi. Ecco, questa è dimensione animale domestico, no? Piccolini. Cioè, piccolini, sono comunque già più grandi di Narciso, il doppio. Queste sono delle tartarughe giganti. Siamo sempre qui al Everglades e niente, ci stiamo divertendo un sacco. Anche se si muore di caldo, ma adesso faccio una cosa, aspetta, perché ho i capelli che mi stanno uccidendo di caldo. Se faccio così, non ho più i capelli. Ah! Eccoli, qua sono liberi. Italians. Italian people. Alcuni come dormono con la... cioè dormono così con la bocca aperta, stanno immobili così e sembrano finti, invece sono veri. About and you notice I have no problems holding the pillowcase. I have no problems opening up the pillowcase. He's doing good. Keep going. That's it! You've got any idea of what you got there? Beautiful. A snake that's completely harmless. It's a king snake, guys. Gonna get a little bigger than what we're looking at right now. Does this make him a good pet? Yes, it does. And talking about petting a snake, we're going to help one of you get over your fear of snakes today. So how do we choose that person? The one that's been making faces and noises the whole show at the Everglades Alligator Farm. Don't be shy, guys. Come on down. There you go. Anybody else? Yes, come on. Don't be shy, guys. No, there you go. You guys can pass them around. Don't drop them. I just don't know where his head is and if he will move. He might be dead. That's so negative. Okay. All done? This is an American calippo. But it's creamy. C'è un calippo ma è cremoso e di gusto fa veramente schifo. Mangiare un gelato in Florida. Cioè, guardate, schifo. Ma poi che cazzo di gelato? Oggi ho la pelle schifette.
No, perché prima ci è arrivata addosso l'acqua della palude. The alligator coming this way, guys, 7.5 feet long, 180 pounds, 88% muscle. Very little fat on an alligator. Over the eyes helps keep them stay nice and calm. And safely on the back of the alligator we go, guys. So, one's on the alligator. One stunt that made a lot of these shows very famous. That is showing you guys all 80 teeth of the alligator. There's 40 teeth on top, 40 on the bottom. Alligators do not have molars, they don't chew their food, they crush the bone and swallow it whole. Here you go, tight by the tail underneath the front legs. Stay friendly. There you go, guys. Tight by the tail and underneath the front legs. Even if, move it. È un po' ci sta un piede. I said, push me over, some lily. Okay. So where do I go? Donut, donut. Raga, abbiamo ripreso Uber e stiamo tornando a Miami. Ci vorrà un'oretta di viaggio dopo questa fantastica avventura con gli alligators e gli snakes e degli animali che abbiamo visto. E è stato veramente figo, molto divertente, molto Indiana Jones style, e io ero tutta presa dal prendere gli animali, toccarli. E adesso però non è finita, perché ci hanno detto che c'è un ristorante dove fanno la bistecca di alligator, di alligatore, e quindi stiamo andando a mangiarcene uno e vediamo com'è la carne di alligatore. Giornata dedicata agli alligatori. Comunque praticamente è successo che quando siamo andati in quella palude a fare il giro in barca, a parte che praticamente la barca faceva un rumore fortissimo, fortissimo, non so se lascerò o meno il rumore nel vlog, perché è una cosa devastante, ci hanno dato i parorecchi. Nonostante questo ho ancora le orecchie che fanno e mi sento intontita, perché mi ha fottuto il cervello quel rumore, e quindi vi consiglio, se ci andate, portatevi i tappi, il cotone, qualcosa da casa oltre al parorecchi, perché è veramente fastidioso. E poi la cosa più assurda e più inaspettata è che è entrata l'acqua nella barca e ci ha bagnato, ci ha inondato i piedi. Io per fortuna ho queste scarpe qua che fanno cagare, sono scarpe di merda che ho portato così per camminare, quindi non ho rovinato scarpe costose, però mi fa schifo perché l'acqua di palude, io mi immagino tutta lo schifo, i batteri, i germi. E quindi infatti adesso appena arrivo a casa mi faccio una mega doccia e le scarpe le voglio buttare, perché mi fa schifo che c'è qua sopra l'acqua di palude, anche perché sono di tela, quindi non è che so come disinfettarle. Ok, questo è il posto in cui c'è la carne. Please, please. C'è la carne di coccodrillo, però sembra veramente un postaggio. Siamo a Wynwood, il posto dei graffiti. E sembra veramente un postazzo, non proprio di classe, però noi proviamo a entrare. Ok, we are at cash outside, siamo fuori, ormai mi viene da parlare inglese normalmente, siamo fuori perché dentro l'aria condizionata è a palla come sempre, qua veramente non hanno rispetto per chi non ha l'aria condizionata, vabbè, e quindi siamo outside. Qui c'è, prendiamo l'antipasto di tacos
scusate, l'antipasto di alligatore, e poi c'è anche il, attenzione, il tacos, i tacos di alligatore, quindi siamo alla grande. E adesso provo, questo è l'antipasto di alligatore. E questi sono i tacos di con dentro la carne di alligatore. Abbiamo fatto il bis di alligatore, perché di alligatore fritto, perché è troppo buono e ha un gusto che sa un po' di gamberetto, un po' di pesce, insomma, buonissimo. Abbiamo fatto il bis anche della super birra, che questa è una birra fortissima, e cioè, vedete, la portano nel bicchierino perché è una cosa mostruosamente forte. Ok guys, anche questo vlog da Miami è finito, io mi sono dimenticata di filmare il dolce.